Percorrendo Lofantina verso Conza della Campania, a circa 2 chilometri dal centro abitato di Lioni, si può ammirare la cascata, una bellezza naturale con un salto d'acqua che il fiume Ofanto nel suo tragitto verso Barletta regala ai visitatori. Lasciando l'auto sulla strada e incamminandosi lungo un viottolo, ci si immerge nel verde del bosco sottostante. Lo scrosciare dell'acqua fa da guida al visitatore e scendendo da alcuni punti si possono scattare delle bellissime fotografie. La cascata di Lioni, ovvero la cascata di Brovesao, è davvero una bellezza naturale da visitare. L'acqua precipita a valle da un'altezza di circa 20 metri lungo un canalone di rocce naturali sottostanti e con tutta la sua potenza genera un vapore ed un rumore che isolano il visitatore dal resto del mondo. Ha netta la sensazione di essere altrove, lontani dal mondo civile, in mezzo a una foresta. Dopo il salto, il fiume, quietandosi, forma un piccolo laghetto, meta negli anni 70 di tanti bagnanti della zona che durante le torride estati cercavano refrigerio nelle limpide acque. Piccolo laghetto, racchiuso da rocce altissime a strapiombo, levigate e rese lisce come marmo nel corso dei secoli, torna ad essere un fiume, con piccole rapide tra le rocce. È l'Ofanto, dal latino Aufidus, che nasce sull'altopiano dell'Angelo a sud di Torella dei Lombardi e attraversa in lungo la cittadina di Lioni. La città di Lioni da sempre è strettamente legata all'Aufidus, Ofanto. Antichi scritti e ricerche effettuate raccontano di una violenta guerra che distrusse Ferentino, Oppido, città capoluogo, e Lioni, uno dei vici di queste due città, insediamenti localizzati ai piedi del Monte Calvello. Lo stesso Livio scrisse che gli abitanti di alcune città dei dintorni avevano deciso insieme di darsi alla fuga. Anche la popolazione di Lioni dovette trovare scampo nella fuga per evitare la morte o la prigionia. Il Sannio Irpino andava così sempre più svuotandosi. Così il Senato romano pensò allora di ripopolarlo, facendo trasferire in dette terre i Liguri Apuani, tribù ribelli. 40.000 famiglie in un primo momento e 7.000 in seguito furono costrette a lasciare le proprie terre e a trasferirsi in Irpinia. Liguri Apuani, divisi in 4 colonie, la quarta delle quali occupò la Valle del Calore e l'Alta Valle dell'Ofanto, si insediarono nei vecchi territori di Ferentino sulla sinistra dell'Ofanto nell'anno 182 a.C. I territori di Oppido sulla destra appunto dell'Ofanto formarono dapprima l'Agro Ferentino, Ager Ferentinus, e quando in seguito, non coltivati, divennero pieni di alberi e di vegetazione, assunsero il nome di Bosco di Ferentino,
Nemus Ferentinum. Il vico degli Liuni, successivamente Lioni, era sorto lungo il torrente, che oggi porta il nome di Vallone di San Bernardino, nel rione che in seguito si chiamò Fontana Vecchia. Lungo le due colline, a sinistra e a destra del torrente, sorsero infatti i primi abituri, formati prevalentemente da grotte, delle quali ancora oggi rimangono tracce. L'Ofanto è il secondo più importante fiume del Mezzogiorno dopo il Volturno, per lunghezza, bacino e ricchezza delle acque. Inoltre, con i suoi 170 km totali di corso, risulta anche essere il fiume più lungo fra quelli che sfociano nell'Adriatico. Fiume che poco più a valle di Lioni forma l'invaso artificiale di Conza della Campania, fornendo così durante l'estate milioni di metri cubi di acqua all'assetata Puglia, granaio d'Italia. Molte sono anche le leggende legate alla cascata di Brovesao. Si narra che il diavolo, sotto forma di un cavallo, lungo la strada per la cascata e per il mulino ad acqua, si facesse cavalcare dai viandanti stanchi, diventando man mano sempre più alto, fino a portarli sul precipizio di Brovesao, dal cui fondo una voce di donna gli ordinava di buttarli giù. Queste bellissime immagini vogliono essere un invito agli organi preposti alla salvaguardia dell'ambiente a non abbandonare questa bellezza naturale, ma a valorizzarla e a renderla fruibile per la gente, sistemando e recuperando tutta la zona di Brovesao e Valle delle Viti, per fare in modo che le persone, le famiglie, con i bambini e tutti coloro che amano l'ambiente e il territorio possano godere ancora per molti anni a venire di questo spettacolo della natura.